di una sperimentazione all'interno della sperimentazione. Quest'anno ho deciso di aderire al pazzo, però in carcere da quasi 15 anni, e la scelta di operare un percorso filosofico per una popolazione detenuta è stata abbastanza azzardata. Ho avuto un ottimo riscontro, soprattutto nella scelta del tema del male. La scelta del tema è stata appoggiata nel corso del tempo dall'adesione alla proposta dell'Istituto francese sulle Candide de Voltaire, che mi è sembrato un ottimo mezzo per affrontare filosoficamente questa tematica. L'inizio abbiamo approcciato col brainstorming sulla parola del male, che ha dato ottimi esiti dal punto della riflessione, anche per la messa in discussione di quello che è il male. Nel percorso con il collega fumettista che ha operato all'interno della struttura penitenziaria, ci è sembrata un'ottima idea scegliere una tematica nuova da legare al tema del Voltaire, quale quella dei tarocchi, perché sono di per sé emblematici e rappresentano una visione differente da quella che è il tema proposto dalla carta. Quindi su quel tema generico dare una visione che i detenuti hanno scelto come più appropriata alla propria espressione anche del male. Quindi abbiamo dato una visione grafica, grazie appunto ai tarocchi, a un percorso di elaborazione del tema che si è supportato anche da film, da visioni e da altri testi, e che ha dato adito e presenza grafica a un lavoro che riterrei eccellente, che verrà pubblicato presto nel libro fatto appunto redatto dalla casa editrice, che avrà in appendice questi tarocchi e che speriamo l'anno prossimo riesca a portare anche a un audiolibro.